qualche secolo fa si parlava delle robe che andavano, che erano, che aveva, per le quali gli autori avevano urgenza di parlare. Oggi si parla di cose che riguardano la nostra storia, la nostra vita, la nostra quotidianità. Ripescare nel passato, voglio dire, è un esercizio un po' più per conservare una memoria, no? Per dire ci sono delle cose del passato che ancora oggi sono moderne e quindi si possono in qualche modo ripresentare. Boh, in questo spettacolo io di moderno non è che ci vedo poi tanto, nel senso come scrittura originaria, cioè, questo è uno che è un avaro, vabbè, ok, oggi c'è l'avarizia, ma questo basta per dire che è giusto presentare uno spettacolo così oggi o non sarebbe più giusto presentare. Sono molte cose piacevoli, diciamo, dentro a questo testo, però se tu mi chiedi che differenza c'è tra la drammaturgia, la differenza dei secoli, è come quando mi chiedono ma che differenza c'è tra la comicità dei nuovi comici ai quali io sono ascritto dalla critica e i comici di oggi? Nessuna. Si fa sempre ridere sui temi che caratterizzano la nostra epoca, no? Poi stiamo lì a dire che all'epoca c'era più tempo per discutere, per fare una storiellina che poteva sembrare un atto unico e oggi invece i comici vanno pum 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 cercando l'immediatezza. Allora, di moderno in questo spettacolo, a mio modestissimo parere, ma non è che l'abbia capito da tanto, c'è il fatto che si sta parlando di denaro, che quindi ci si riferisce alla finanza, al denaro, alla velocità del denaro. Quindi una delle cose che a me eccita di più di questo spettacolo è la velocità di interpretazione, perché il denaro oggi è velocissimo, va da tutte le parti nell'arco di mezzo secondo. Per cui credo che questa, a mio parere, attenzione, sia, diciamo così, la cosa più moderna che ha questo spettacolo. Però può anche essere una scusa che io racconto a me stesso per farlo tutte le sere con lo spirito giusto, perché ti ripeto, io ancora mi chiedo dove sono le cose belle, le cose poco chiare di questo spettacolo, dove sono le contraddizioni, perché faccio tanta fatica a farlo, che è un atto, è una confessione d'onestà, voglio dire. Io sono poi alla fine convinto che noi si stia facendo una cosa ben fatta e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Per cui questo già basterebbe, diciamo così, a spiegare perché la sera si suda qua dentro. Io purtroppo non sono un attore, sono un attore, sono uno prestato, diciamo così, al teatro, preferisco fare l'autore e il regista. Quando faccio l'attore, devo trovare dei motivi per cui io mi devo sentire vivo la sera. Ecco, in questo caso il sentirmi vivo dipende proprio da questa sfida. Di far diventare questa partitura classica una roba quasi jazzistica. Infatti, 3 giorni fa io ho avuto questa visione di mattina. Allora, il vagone è l'avaro, ma a me non mi basta. Allora, io praticamente mi sono costruito una mia musicalità e trovo che una delle cose più interessanti di questo spettacolo, quando funziona, è proprio mischiare l'ottetto classico con un sassofonista o trombettista jazz. Io la vedo così. Però l'ho capita 3 giorni fa, può darsi che dopodomani cambi completamente cose. E con questo, come in una partitura, le pause sono indispensabili. Se un musicista non rispetta le pause, credo che il direttore se ne abbia un po' a male. Quindi la pausa è fondamentale perché il ritmo, la pausa è il ritmo. Solo appunto ci vuole coscienza di che cos'è la pausa, ci vuole il pensiero che abita e veste la pausa, altrimenti. A dire la scelta di uscire, io, grazie. Sono mio. Ma ognuno parte, come dire, sicuramente dalle indicazioni, dalle sollecitazioni che il testo ti dà, e poi vai a cercare quel qualcos'altro che ti dia la possibilità di armare, no? Di costruire questo personaggio. Io per esempio nel costruire il mio Elisa mi sono un po' appoggiata a questa idea di donna che in qualche modo si ribella, no? Al padre e quindi a quelli che sono i canoni del dovere, e quindi ho fatto molto leva su questo principio per costruire il mio